Dopo la cerimonia in forma ristretta di 2 anni fa, oggi il piazzale antistante l'ufficio circondariale marittimo di Fano si è vestito a festa per il passaggio di consegne tra il comandante uscente, il tenente di vascello Anthony Turso, e quello entrante, il tenente di vascello Stefania Battista. Presenti per l'occasione i sottufficiali, graduati e marinai del compartimento, i gonfaloni delle città di Fano e Marotta, i labari dell'associazione combattentistiche d'arma, oltre alle autorità civili, militari e religiose e ai rappresentanti di enti e associazioni locali. A prendere parola prima della pronuncia della formula di riconoscimento è stato Turso, che ha lasciato l'incarico dopo un'intensa attività fatta di entusiasmo, di grande umiltà e di importanti risultati conseguiti. Dire che mi sono trovato bene sarebbe riduttivo. Sono stati 2 anni intensi, 2 anni in cui abbiamo dedicato molto alla collettività, alla portualità, a questo meraviglioso territorio, a questa splendida città. E devo dire che le dimostrazioni di affetto oggi pervenute in qualche modo sono il risultato evidente di un affetto che altrettanto noi abbiamo cercato di conferire, di dare a tutti. E quindi grazie soprattutto a voi, Fano, tutti i mass media locali, per veramente la professionalità, la puntualità e l'equilibrio che avete dimostrato in questi 2 anni. È importante anche questo aspetto, quindi ci tengo a ringraziare anche voi e soprattutto consentitemi di fare un ringraziamento speciale ai miei uomini. Sono stati 2 anni molto, molto impegnativi, 2 anni che senza il supporto dei miei uomini difficilmente sarebbe stato possibile proseguire. Quindi ringrazio tutti dal primo all'ultimo davvero per il supporto che mi hanno sempre fornito, la lealtà che mi hanno sempre dimostrato. Ora che cosa l'aspetta? Ora mi aspetta un nuovo emozionante incarico a Porto Empedocle, presso la Capitaneria di Porto Empedocle, quindi nuove emozioni. Un nuovo inizio e avremo modo poi insomma di iniziare anche questa nuova esperienza con energia. Turso, che ha sottolineato anche la sinergia tra i vari enti, ha elencato alcune attività svolte dai militari, come quella di polizia marittima, di vigilanza in materia di pesca, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza di bagnanti e diportisti, la tutela dell'ambiente marino e costiero, garantendo elevati standard di sicurezza nel settore turistico balneare e scongiurando ogni forma di abusiva occupazione ai danni della collettività, operazioni che ora dovranno essere coordinate da Battista, 34 anni, originaria di Torre del Greco. Sottufficiali, graduati, marinai, in nome del Capo dello Stato, voi riconoscerete il tenente di vascello Stefania Battista, capo del circondario marittimo e comandante del porto di Fano. Comandante, ha già avuto modo di conoscere il suo equipaggio? Sì, fortunatamente ho avuto la possibilità nei precedenti 4 giorni, quindi da lunedì, di avere a che fare, poter conoscere l'equipaggio, il personale dell'ufficio circondariale marittimo di Fano e dell'ufficio locale marittimo di Marotta, da qui dipendente. Sono molto orgogliosa, molto contenta del personale, di quello di cui mi ha parlato il precedente comandante, il collega Anthony Turso. L'aspetta, oltre alle varie attività di vostra competenza, anche un altro lavoro importante, perché qua appunto avverrà un trasloco. Si sanno già ulteriori dettagli? Allora sì, per quanto riguarda la nostra sede, siamo in attesa di ultimare le pratiche per un trasferimento temporaneo presso soluzioni abitative, in modo da poter iniziare lavori di ammodernamento alla struttura, soprattutto per far sì che la struttura sia nel pieno rispetto di quelli che sono le leggi e la normativa in materia di sicurezza di luoghi di lavoro. Comandante, buon vento. Grazie mille. Al loro fianco questa mattina il capo del compartimento marittimo, la comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro, Barbara Magro. Emozione e orgoglio sono le parole che lei ha pronunciato durante il suo discorso. Tra l'altro, la prossima settimana anche lei lascerà il comando. Sì, sono stati 2 anni impegnativi, pieni di attività e ricchi di emozioni professionali e umane, e quindi lascio Pesaro con la malinconia di chi è stato bene, ma porterò a casa tante esperienze che mi hanno arricchita.
In questo caso che cosa augura la nuova comandante della Capitaneria di Porto di Fano? Di trovarsi bene quanto mi sono trovata bene io. E non ho dubbi che lo farà, le premesse ci sono tutte e per affrontare. Io ho sempre detto, questa è stata la politica nella mia gestione, la mia linea di comando, e se si lavora serenamente si lavora efficacemente.